Cos'è? Disco balbuziente? Il disco è molto bello, peccato per la pronuncia in inglese, però vabbè, insomma, non stiamo a guardare tutti i dettagli. Uno che fa agnagna, non è agnagna. È un prodotto italiano? Mi sa molto italiano perché agnagna non lo dicono in America. Insomma, in America alle 4 di mattina a Miami ho visto gente uscire nei locali dire cose anche peggio. Ma anche verso le 3.40. Sì, ma anche nel pomeriggio, cioè tipo verso le 2 ci sono disc jockey che camminano con i tacchi a spillo. Scusa, io ieri ero assente, ho visto dei brevi scambi sulla chat di WhatsApp. Come mai colpa tu tua. Indossi scarpe con i tacchi mentre colpa tacchi? Colpa tua. Ah, adesso colpa il trend tua, è colpa tua. Allora, perché no, tu gli hai fatto vedere quel video dove si ha la posizione giusta per defecare. No, sì? No, ma mica per quello che è colpa sua, no? Non dare la colpa mia del fatto che tu sei latente. La colpa è tua perché tu lasci me e Paolo da solo con due storpi in onda, noi in preda alla disperazione. Ma non è vero. Ci inventiamo nuovi passatempi. Per la precisione vi lascio con altri due storpi. Marco, scusa, oggi non possiamo andare in onda. Perché, scusa? Ma manca il merda, Luca Alba, ma vai a cagare. Ma tu ti rendi conto che io saranno almeno due mesi, no, che discuto col direttore perché mi dice non c'è più budget. Io dico capito, però insomma, sistemiamo un po' la squadra. No, ma non c'è budget. Il direttore lo chiamano Budget Johnson ormai. non c'è budget. E gli dico vabbè, manda via gli inutili, tanto non serve a un cazzo. Ma non è vero. E se lo perché secondo me la sera Luca si mette l'abito da maggiordomo, va a casa di Angelo e gli serve i piatti a tavola, allora, hai capito? Allora, oggi Luca Alba non è presente in diretta perché ieri ha provato anche lui a cacare con le scarpe col tacco ed è rimasto incastrato in un paio di Jimmy Choo. No, allora noi per la mancanza di Luca Alba volevamo andare in besto. Sì, però... ma vai a cagare. Ragazzi, invece devo parlarvi di una roba seria perché purtroppo sta arrivando, ma proprio dritto sui miei dentoni, l'uragano Matteo Renzi. Sì. E... l'uragano Renzi lo chiamano? Sì, Matteo Renzi si chiama, Matthew Renzi sta arrivando proprio dritto verso, diciamo, dove abito, casa senso, tua arriva in bocca. Sì, ha proprio detto vado a casa di Mazzoli. Ma, insomma, cioè, Marco, ma questa è l'opportunità che sogni della vita per fare dei numeri sui social pazzeschi. Perché tu che ti riprendi in prima persona mentre muori, mentre voli in un cono d'aria, cioè, ma stai scherzando? Altro che Gianluca Vacchi. Un'idea! Allora cerchi la prima piscina che trovi, prendi una scassata, ti metti a fare i balletti mentre ti volano le sedie in faccia. Bellissimo. Ma spatti, ma tu sei fuori. Che ideona, grazie. Stai scherzando. Allora, tu non sai un cazzo di Instagram. Stai scherzando. Io sono preoccupato. No, sentite, seriamente, adesso, a parte gli scherzi, mi hanno chiesto di abbandonare proprio, cioè proprio di abbandonare la zona. Ma quello quindi... è l'immobiliare che vuole finalmente rendere il tappeto quella zona di merda dove abiti, quello schifo di palchè che hai messo quest'estate. Allora, se dovesse essere ufficiale, che lo sappiamo oggi pomeriggio, che arriva l'uragano dritto qua a forza 4, io me ne devo andare, quindi domani non posso garantire di esserci. C'è già una minoranza che si è messa a pecorina sulla spiaggia aspettando me. Calcolate che devo scappare con i tacchi, quindi è un bel cazzo di casino. Perché non si sa mai che ti scappa da cagare durante la fuga. Noi ci ridiamo e scherziamo, si dice che sia uno degli uragani più forti che abbia mai colpito Miami, probabilmente. Dal 2007 ad oggi questo è il più forte in assoluto. Quindi se fossi in te... È colpa dei messicani! Ma no, che scorreggiano di brutto sti cubani di merda, è quello il problema, te lo dico io. Parte, sì, no, no, perché è passato vicino a Cuba, no? Ha comprato cubani, da fumare. I cubani hanno scorreggiato, quindi è riuscito praticamente a passare nell'acqua senza fare diciamo disastri sulla terra. Ma senti, seriamente, quando succede una cosa del genere, lì dove abiti te, vi fanno evacuare veramente. Ma dove cazzo giuro? Ma dove vai? Ti dicono vattene, cioè vai via. Vai. Io ho una domanda, se dovesse succedere realmente, verso che ora possiamo cominciare a ridere alle tue spalle? Vai a fare in culo, va, coglione. Da ridere la cazzo, cioè più che altro che sono io e il mio piccolo cucciolo nuovo Zac, ed è un casino cazzo. Scusa, ma l'hai chiamato Zac perché l'hai già operato? No. Zac è un nome da maschio, ignorante. Te lo dice quello che caga coi tacchi. Va a fa' culo, va. Comunque signori,
arrivano gli uragani in America per un semplice motivo: che non c'hanno ancora il presidente giusto. È vero. Perché se c'era Putin qua con due colpi di tosse, l'uragano se ne andava. Hai ragione. E invece no, c'hanno il Neger che non c'ha le palle. C'hanno lo squilibrato col McFlurry in testa che potrebbe diventare nuovo presidente. O il troione lì, il vecchio troione. Ma non è una lecca francobolle. Sì, dai, quella è una vecchia stronza acida con i capelli tutti fonati che non ha mai visto un cazzo. È una mangiaprugne. C'è rispetto nei confronti dei candidati. Candidato alla presidenza. Se volete inizio anche con quelli italiani, non c'ho problemi. Stiamo solo parlando di una persona che potrebbe diventare l'essere umano più potente del pianeta. Però noi continuiamo a chiamarla vecchia stronza mangiaprugne. No, che non l'ha mai visto un cazzo. Questa è la definizione di Mazzoli in diretta nazionale. Beh, scusa, c'ha il marito che si faceva sbocchinare. Ma io mi chiedo perché nei telegiornali c'è ancora gente che va in onda. Buonasera, adesso parliamo di servizi esteri. Giri canale, vai sulla radio nazionale, c'è uno che indica una futura presidentessa come la vecchia stronza che non ha mai visto. Ma non ti cazzo. Fa pensare questa cosa? Allora io dico, signori del TG5, ma non sarebbe meglio? Pensa, c'hai la base di un notiziario, per favore, Pippo, al volo, una roba al volo, una roba. Dai, ma che roba. Buongiorno a tutti, buonasera. Stasera parliamo del coglione col McFlurry in testa e la troia coi capelli fonati che non vede cazzi da mesi. Enrico Quintana, aprimi stasera l'edizione con Elezioni USA. Chi vince tra lo stronzo e la cogliona? Cazzo, mi hai fatto venire in mente. Ti ricordi quando Sposini, con tutto il rispetto, perché so che adesso non sta benissimo, quando si era mangiato il pollo in diretta per la paura delle malattie? Figo, bellissimo. Pensa, bravo. Sulle malattie veneree, che mi fai in onda. Si mangia le bene. Mangio un cazzo in onda, così non abbiate paura delle malattie. Cioè, potrebbe essere un video virale. Siamo in ritardo, dobbiamo andare, mi avete rotto il cazzo. Ci colleghiamo con un uomo vero, mica voi due ricchioni. C'è Vladimir Putin, andiamo, Pippo, scusa. È duro come il diamante, è gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può covare il caviale. Ma non si fa, no, non può. Vladimir Putin è in grado di montare uno scaffale dell'IKEA in deltaplano. Matteo Renzi ha detto che costruirà il ponte sullo stretto. Vladimir Putin ha già posato la prima pietra della ferrovia Mosca-Saturno. Vladimir Putin ha imparato l'inglese con un'iniezione. Vladimir Putin ha messo le minigonne alla sua macchina sportiva e sotto ogni minigonna c'è una figa. Installando un semaforo, Vladimir Putin può fermare la deriva dei continenti. Un giorno un tizio ha esclamato: se mio nonno aveva le ruote, Vladimir Putin gliel'ha fatte attaccare. Oggi quel nonno è uno skateboard. Ogni sera un piatto di alta cucina fotografa Putin e lo mette su Instagram. Vladimir Putin non bestemmia, ripassa l'albero genealogico. È vero. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Uomo meraviglioso, bellissimo. Pensa, hai visto la foto di lui, tipo a una parata che ha le guardie del corpo che sono uguali a lui? Cioè li sceglie uguali. Perché niente può far più paura di lui, capito? Quindi deve clonarli per forza. È la guardia del corpo di se stesso lui. Che era roba. Siamo a corto di mostri. E adesso come facciamo? Chicca. Non è una storpietta. Vabbè, storpia. 11 minuti. Ah, vedi che storpia. Ha storpiato.